La terza ondata Covid investe inevitabilmente anche la provincia teramana. L'ASL di Teramo annuncia che il tasso di positività è attualmente al 9,7%. È la variante inglese a preoccupare. 120 casi negli ultimi giorni ed un fine settimana difficile che ha fatto registrare un forte incremento di ricoveri. 38 per l'esattezza. Nei tre ospedali di Teramo, Giulianova e Atri, scende l'età dei pazienti, che si attesta tra i 40 e i 60 anni di età. È stato un fine settimana difficile, tante persone ai pronto soccorsi, siamo riusciti a concluderlo grazie all'impegno di tutti con sostanzialmente il ricovero di tutte le persone che si sono recate al pronto soccorso, però devo dire che sono tutte polmoniti importanti, tutti pazienti giovani, 50-60 anni, che necessitano già l'ingresso di ossigenoterapia. Quindi insomma sono dei numeri che meritano una riflessione importante. E qual è questa riflessione? Io credo che come siamo stanchi noi sanitari, tutti siamo stanchi di avere a che fare con questo Covid, però adesso è una fase cruciale, noi non dobbiamo mollare, dobbiamo resistere, io sono convinto che con l'estate, come l'anno scorso, il Covid ci darà respiro e se riusciamo in questo periodo a vaccinare c'è una buona probabilità che il Covid ce lo mettiamo alle spalle. Intanto continua senza sosta la campagna vaccinale dell'ASL di Teramo, somministrate fino ad oggi quasi 39.000 dosi che hanno riguardato il personale sociosanitario, le RSA, gli over 80, i docenti e le forze dell'ordine. Oggi parte anche la vaccinazione dei detenuti e subito dopo si passerà ai disabili e ai fragili. L'Abruzzo è al quinto posto tra le regioni italiane per capacità vaccinale, avendo somministrato più del 90% di dosi ricevute in consegna alla sua popolazione. Devo dire che stiamo andando bene, siamo a buon punto, basti pensare che la ASL di Teramo, così come tutta la regione, esprime una capacità vaccinale pari al 90,9%, siamo quinti in Italia. Questo che vuol dire? Che ci siamo strutturati in maniera tale che se ci arrivano i vaccini noi li sappiamo utilizzare, questo esprime quella percentuale. E quindi torniamo sempre un po' a bomba, che è quella della quantità di vaccini che devono arrivare. Ora sembrerebbe già dalla prima settimana di aprile che arriverà qualche vaccino in più, perché la consegna del primo martedì di aprile c'è già un incremento, diciamo, del numero di vaccini che arriveranno da parte di Pfizer, questo ci lascia ben sperare. Dottor Brucchi, se a fine giornata avanza qualche vaccino, noi possiamo passare a farcelo? Io credo che il commissario volesse dire altro, ci sono le categorie, bisogna rispettare le categorie così come previste. Attualmente la costa teramana nord a preoccupare per l'aumento dei contagi Covid, ma anche Colonnella è fortemente attenzionata, il trend in generale non sembra affatto favorevole.